Buongiorno. Salve. Iniziamo oggi il nostro tour di 4 giorni scarsi in Cappadocia. Abbiamo appena ritirato l'auto dall'aeroporto di Kayseri e adesso stiamo andando sparati all'hotel di Goreme. Purtroppo non siamo stati graziati dal bel tempo perché c'è un po' di foschia e diciamo sguazzeremo tra un temporale e l'altro. Siamo arrivati a Goreme. Quella che vedete è una Goreme direttamente by night, perché siamo arrivati nel primo pomeriggio, ma poi ha diluviato pesantemente e quindi tutti i nostri bei programmi sono saltati. E visto che il tempo fuori era brutto, qui sono famosi gli hammam, abbiamo detto perché non riprovarci? E quindi siamo andati in un'altra hammam. Questa volta però abbiamo optato per l'hammam completo con anche il massaggio. E il massaggio è stato fantastico, ci hanno letteralmente infilato le dita fin dentro l'anima, ci hanno sciolto qualsiasi muscolo e adesso siamo super super rilassati. Che e mo si mangia. Wow. Il più caldo c'è in questo momento soltanto il cuore della terra. Questo qui è quello che chiamano testi kebab. Io lo mangerò tra un quarto d'ora. Non ho buona idea. Oh, questa sì che è una colazione seria. Tanto cibo buono. Fabietto. E qua dietro le conformazioni tipiche della Cappadocia. Buongiorno da Goreme. Buongiorno. Dato che quello di ieri preferisco non contarlo, oggi è il nostro primo giorno a Goreme e oggi iniziamo a fare diciamo uno dei tour classici che prevede di vedere le cose diciamo più vicine a Goreme. Adesso non mi ricordo se è il tour rosso o il tour verde. La prima tappa di oggi è Passavaggi, dove ci sono i cammini delle fate più belli della zona e abbiamo scelto di farla come prima tappa anche perché splende il sole e non so per quanto tempo. Comunque a me pare la Valle delle Pannocchie, io ve lo dico. Allora, a me sembra un po' tipo il Bryce. Però più verde, più verdeggiante. Sì, in effetti non c'ha tutto il rosso che c'è lì al Bryce, il rosso del deserto. Beh, ci credo, con quello che ha piovuto ieri. Madonna. Mazza che casino! Madonna, veramente, tutti qua sono. E abbiamo lasciato Passavaggi. Siamo arrivati al museo Zelve. Questo era un villaggio troglodita, abitato fino al 1960,
E quindi adesso sono rimaste tutte quante queste case nelle rocce, con anche moschee e cose simili. È una bella passeggiata da fare lungo tutte queste casette. Questo parco è enorme, madonna. Stiamo facendo praticamente un sentiero obbligato ed è un'ora e mezza che stiamo camminando. È grandissimo, incredibile, però è veramente molto bello. La Valle del Derrent, chiamata anche la Valle dell'Immaginazione, perché qua ci sono sempre tutti questi pinnacoli, ma hanno delle forme particolari che dovrebbero ricordare qualcosa. Per esempio, io là vedo un cammello e lì un altro. Ma lì Fabio cosa vedi tu? Io vedo un'anatra. Qui invece vedo un cavallo. Allora, visto così sembra un cammello in effetti. Per me è un cammello. Fabio invece vede una papera. Ma no, davvero, sembra un cammello. Questo mi assomiglia a Fabio. Eh sì. Questa terra millenaria potrebbe raccontarci un sacco di storie. Noi però non le sappiamo. Quindi vi lasciamo soltanto a queste splendide immagini. Gente, è il Cavusin Traditional Village. E Aureliano dalla guida qui accanto, questa è la necropoli. E invece di qua ci abbiamo tutta la valle. E anche Fabio. E siamo arrivati al museo a cielo aperto di Gorema. Andiamo di là. Riassunto di questa giornata a Goreme e dintorni. Doveva diluviare, ma non ha più diluviato e quindi abbiamo fatto tempo a fare tutte le attività all'aperto previste, comprese anche quelle dei giorni successivi, perché esatto, qua non si capisce niente col meteo. E è andata talmente bene che mi sono pure ustionata.
Adesso sono le 5, il programma era di fare un bellissimo giro a cavallo lungo la Red Valley, Rose Valley e la Sword Valley. Solo che c'è una tempesta in arrivo proprio qua dietro. Quindi forse lo anticipiamo, lo posticipiamo a domani mattina. Adesso lo scopriremo. Non mi ricordo cosa sia, ma questa cosa sta ancora cucinando. Buongiorno. Buonanotte quasi. Questo è il nostro penultimo giorno qui in Cappadocia, in generale nel viaggio. Sono le 5 del mattino. E che ci stiamo a fare in piedi? Stiamo andando a cavallo, cioè andremo a fare l'escursione a cavallo. Siamo arrivati al maneggio e oggi le mongolfiere volano, quindi avremo un bellissimo panorama sullo sfondo. Vediamo se riesco a farla partire. Che ho fatto? Fabio? Hey. Emozionato? Abbastanza. Com'è? È uno spettacolo. Madonna, veramente. Allora, fino adesso come sta andando? Benissimo, i palloni li abbiamo visti, la cavalcata la stiamo facendo, quindi il tempo sta tenendo. E niente, a Flower piace mangiare. Flower, manca una foto, ti fai fare Flower, bene. Flower, un po' di contegno, dai. E questa gente è la Sword Valley. Una delle più famose valli qui in Cappadocia, che all'alba con i cavalli e con le mongolfiere è una cosa spettacolare. E poi c'è anche Fabio. Dietro di noi abbiamo la Red Valley e la Rose Valley e Fabio e anche Angie. Angie ama mordere Flower. Questo è quello che abbiamo imparato. E questa gente è l'atterraggio. Siamo tornati al maneggio ed è stata un'esperienza bellissima, veramente. Allora, le valli erano bellissime, c'erano le mongolfiere in cielo. C'era comunque un'alba, anche se poi è caduta la nebbia, proprio quel che è servita è durata. Bellissimo. Veramente, uno spettacolo. Poi il maneggio qui è veramente ottimo. Sì. Si chiamano? Flower Horse. E li consigliamo? Flower Horse Farm. Esatto, li consigliamo perché sono stati super gentili, cavalli trattati benissimo, eravamo un gruppo di 7, tra l'altro dicevo che solitamente fanno in 5, quindi anche gruppo piccolo, cavalli mansueti,
trattati molto bene. Sì, 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 no, infatti. Io mi sono trovata da Dio con la mia flower. Lo consigliamo. Oggi la giornata è abbastanza uggiosa, c'è una nebbia orizzontale e pare che più tardi diluvierà violentemente di nuovo. E abbiamo deciso così di dedicare la giornata interamente alle attività al chiuso. Esatto, andando letteralmente sottoterra. E allora adesso stiamo facendo due passi per Avanos, città abbastanza vicina a Goreme, famosa per le ceramiche. E dopo invece ci sposteremo a una 60 di chilometri da qui e ce ne andremo a vedere invece le città sotterranee. Se poi il tempo migliora andremo a vederci anche qualche vallata, ma questo non si può ancora prevedere. E questo è il fiume che divide in due la città di Avanos, che è collegata pedonalmente da questo ponte sospeso. È molto flessibile. Questo ponte è come Adriano Celentano, è tutto molleggiato. Andiamo sottoterra, giusto? Giusto. In teoria questa città sotterranea dovrebbe avere tipo 11 livelli. E questo, ragazzi, era il bagno. Ragazzi, questo qua è un tunnel di 70 metri che serviva per l'aria, per l'acqua, per fare d'ascensore su e giù e pure per buttare i cadaveri. Per tutto. Per tutto. Ragazzi, abbiamo fatto il tour guidato che effettivamente meritava, perché se no non avremmo capito niente. Esatto. Con la guida abbiamo fatto 5 livelli e adesso andiamo a farne un sesto che è strettissimo. Infatti la guida ha detto andateci voi, perché io no. Andiamo a farlo. Andiamo a 35 metri sottoterra. Allora, questo è per farvi capire quanto è stretto. Io quasi quasi la faccio di culo, sappiamo. Come dico? Secondo me si sta prima. No. Una bella scivolata così. Sei pronta ad allenare i quadricipiti? Madonna, tutto squat, bisogna farlo. Esatto. Anzi, col passo di papera. Questo è il passo di papera. Questo. Ci credo che a risalire avevano il fiatone. E questa è la chiesa a base. Beh ragazzi, questa qua è l'attività perfetta da fare o quando fa troppo caldo o come quando ora piove. Esatto. Veramente bellissima. Spettacolare. Spettacolare, vale proprio la pena. Sono tanti livelli, tanti cunicoli stretti e effettivamente per 9 euro che ci è costato vale anche la pena prendere la guida. Perché sennò... Non capite. Sì, sono un insieme di buche senza significato. Tante cose ve le perdete, sì sì. Mm-mm. E niente, non ha dato claustrofobici. Ah, è quello ovvio. Decisamente. E niente, adesso andiamo all'altra città sotterranea. Perché non ce ne basta una, vogliamo vedere un'altra. E siamo ora dentro ad un'altra città sotterranea, che è quella di Kaimakli, che è molto simile a quella precedente, infatti di solito si sceglie una delle due, però fuori diluvia, quindi perché non farle entrambe? Solo che questa volta c'è molto più casino, vedo diversi gruppi, diverse scolaresche, speriamo bene. Questa è la living room. Ah, che bel salotto, eh? Com'era la pubblicità? La mia casa e il mio living, quello la che mia caso. Cucina. La mia cucina. Approfittiamo di un incredibile momento di quiete per vedere tutta la zona del food storage, tanto che gli altri si sono tutti incartati dentro sto tunnel.
Qui abbiamo anche la macina con altro food storage. E qua abbiamo altri, sempre altri spazi. E adesso Fabio, dove andiamo? Continuiamo il percorso, ci dobbiamo infilare qua dentro. Yeah. Come disse Fabio, fibra, seguitemi. Su, su, seguitemi, no? Vai, vai, vai. Madonna, quanto è stretto questo. Non pensavo avrei fatto lo speleologo in Turchia. La gente di solito viene qua a rifarsi il ciuffo. Invece noi andiamo a fare il passo della papera. Esatto. Perché si cammina qui. Madonna, i quadricipiti. Sto registrando ancora. Io la faccio nella palestra, eh? Eh sì, soprattutto tu che non la fai. Omar, attento alla testa. Omar, mi raccomando. Ah, raga, pure che siamo sottoterra, non te la vuoi fare un calice di vino? Eh? E Cristina è sparita. Abbiamo completamente lasciato, diciamo, il lato est dove stavamo andando perché dovevamo vedere la valle di Inara e il monastero di Selime, però c'era proprio una bella nuvola nera su quella zona, quindi siamo ritornati qua in zona Goreme e appunto Pigeon Valley, castello di Uffisar. In realtà non è un castello, è una montagna piena di questi buchi dove ci vivevano le persone. Adesso però scenderemo qua per la Pigeon Valley a farci un bel giro. E giustamente ci sono i piccioni, se no che Pigeon Valley è? Allora siamo ad Uffisar e ci stiamo dirigendo verso il castello. Non sappiamo se lo faremo, cioè se arriveremo fino sulla vetta, però andiamo, insomma. Sicuramente sarà uno spot fotografico molto indicato. Tanto la verità è che finiremo al bar a berci un tè e a mangiare i baklava. È molto più probabile. Era un po' di vento? No, freddo in culo. Anziché spendere 250 lire turche per andare sul castello che vedete alle mie spalle, consigliamo di investirli in questo fantastico, chiamiamolo aperitivo, pausa tè, non si capisce perché abbiamo ordinato tè salato, dolce, un po' di tutto, e perché merita davvero, con questa vista, con questa atmosfera. Siamo tornati nel ristorante dove avevamo fatto una pausa tè perché ci piaceva come atmosfera e perché ne abbiamo provati due ed erano pieni, quindi ho detto ok, sarà quello per questa sera. E questa è la nostra ultima cena. Olè. Meatball e lamb. Quindi polpette. Ma come si prova? Non ti la posso la zampina. Buongiorno. Salve. Queste sono le nostre ultime ore qui in Cappadocia e ovviamente splende il sole. Stamattina i balloons comunque non hanno volato perché c'è troppo vento, ci sono ben 10 km orari. Anche di più.
E niente, abbiamo deciso di passare le ultime ore alla Red Valley, che è una valle in realtà consigliata all'ora del tramonto, solo che visto che negli ultimi 3 giorni al tramonto ha diluviato, ce la facciamo in pieno giorno. Non possiamo fare altrimenti. Quindi. Esatto. Assistiamo ora alla nascita di un piccione. Che carino. Ed eccolo qua, un panorama diurno della Red Valley. E là in fondo, lì, si riesce anche a vedere il castello di Ukisar, dove eravamo ieri. Ma ciao, ci sono anche i pony, che carini. Ed ecco qua, gente, la Love Valley, chiamata anche la Valle dei Cazzi. Perché? E con i cazzi in sottofondo salutiamo la Cappadocia. Un finale alternativo. Ciao! Ciao!